Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Con il nuovo evento di Yo-Kai Watch Shadowside, sì, un altro evento di Yo-Kai Watch Shadowside è arrivato, durerà fino al 15 ottobre, sembra, 15, manca davvero poco, poco più di una settimana. In base a quando sto registrando, manca poco più di una settimana, quindi sto registrando davvero tardi. Ad ogni modo, oltre al nuovo evento c'è anche la Niambo Coin, che non farò come prenderla. Non ho voglia di fare un'altra volta il tutorial su come prendere la Niambo Coin, perché è sempre la stessa cosa. Tutti quanti i canali che fanno Puni Puni portano come prendere la Niambo Coin, ma è sempre la stessa cosa. Non ho voglia di farlo, tanto è sempre quello. Però con il nuovo evento, oltre appunto a poter comprare la Niambo Coin, a prendere la Niambo Coin si può anche comprare, oltre alla moneta S e alla moneta selezione più. Io, prima di comprarle, vi consiglio una cosa. Se sono yokai che già avete o che non volete, comunque sia perché non vi interessano, tanto sono sempre gli stessi ogni volta che mettono le monete, andate a controllare sulla gacha che cosa danno. La prima è quella normale, la moneta di selezione normale, e trovi questi yokai. Insomma, non è che ci sia chissà quale scelta particolare. Sono yokai di rango S che puoi facilmente avere, quindi insomma io eviterei personalmente. Mentre la moneta di selezione S+, insomma già questa da yokai un pochino più interessanti come Inoshin, Emma Daio, insomma anche Kuroi Orochi, insomma da un po' di yokai davvero davvero interessanti che sarebbe più difficile prendere comunque sia giocando normalmente. Quindi se avete un po' di soldi da parte e volete spenderli per la moneta S, io vi consiglio la S+. Poi fate voi. Ma la cosa più bella, andiamo a vedere i nuovi eventi, le nuove missioni. Perché i nuovi eventi? Le nuove missioni, ecco qua c'è la Niambo che ancora non ho fatto perché non mi tiene voglia proprio di farla, è repellente. Abbiamo, fai 100.000 punti in attacco al punteggio, insomma oramai tante cose sono sempre le stesse, quindi non c'è neanche voglia di farle. Oh, questo è interessante. Vediamo un po' che dice. Ok, questi, le prime 8 missioni, queste sono molto interessanti. Praticamente dobbiamo fare 8 giri, 8 attacchi alla base avversaria. Quando arrivate voi alla slot Kai, no? Alla fine del percorso, alla fine dei livelli, ci sono due boss da affrontare. Uno è il boss che affronti con i tuoi yokai. L'altro, fai andare in missione alcuni tuoi yokai e entro la fine dell'evento devi farlo 40 volte. Beh, insomma, io una volta l'ho fatto 100 volte, mi sembra. 117 volte, perché dopo non manda più di giocare. L'ho fatto 117 volte e l'ho contate perché me stavo tenendo di conto. Non mi ricordo perché lo facevo, però le contavo 117 volte. E quindi, insomma, questa la farei tipo in 2 giorni. Quindi andate proprio, fatela subito perché è una cavolata tremenda. Poi porta al livello 10. Ah, questo è lo yokai del nuovo evento. Oddio, l'avevo tradotto ma non mi ricordo più. Questo immagine. Ah, cavolo. Vabbè, comunque sia, dopo ve lo faccio vedere, quindi è da portare al livello 10. E facciamo una cosa, adesso me li traduco gli yokai e poi ve li faccio vedere. Poi andiamo a vedere quelle di questo evento. Ok, questa non ho la minima idea proprio. Non ho ben chiaro perché i contributi ora, per cosa stanno in questo gioco? Ho dato una controllata e il contributo o contributi dovrebbero essere le pagine che tu aggiungi quando fai un certo livello. Praticamente tu fai scoppiare una bolla e quella contiene dei punti. Devi fare almeno 500 punti, se non ho capito male. Non ne sono sicuro al 100% perché ancora l'evento non lo sto giocando, quindi potrei anche sbagliarmi. Provate e poi vedete se è quello. Difendi il territorio per 3 volte, quindi quando vi attaccano, che vedete le due spade incrociate, voi andate lì, fate il culettonino tra l'avversario e buono. Poi farlo per 7 volte, quando l'avversario vi attacca, andate là 7 volte, pa 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 pa, e via. Poi ruba 5 volte,
abbiamo visto prima, la slot. Poi, gira la slot, ok, questa è un po' diversa. Praticamente ci sono, quando tu attacchi il nemico che gli vai a rubare, eccolo qua, questo, ok? Ma quando tu devi girare la slot, farlo per 10 volte, devi farlo per 10 volte, è una cavolata. È una cosa facilissima 10 volte, ve l'ho detto io là. Ho fatto 117 volte, che sarà mai, che sarà mai. Poi, gioco attacco a punteggio, qua l'attacco a punteggio oramai è facilissimo, vai là. Le possibilità sono più alte, ho voglia di slottare. Aspetto la fine dell'evento invece. No, faccio ora, dai. Ho voglia di rovinarmi, dai. Può sempre andare male? Può sempre andare male? Oh, personaggio diverso. Oh, attenzione. Va bene, va benissimo, perfetto, perfetto, volevo utilizzare la mandra effettivamente, perfetto. Va benissimo, perfetto, oh, questa volta è andata davvero bene, finalmente una slottata che mi fa dire, oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come sempre io vi ringrazio per aver seguito questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.